Presidente Massimo Ranieri, ci troviamo nella piattaforma di Cerratina e abbiamo fatto una visita, una bella visita guidata che insomma insegna tanto, accompagnati anche da Graziana Acchiola che si occupa di questo impianto. Una visita in questa piattaforma dove avvengono tante cose, le vogliamo riassumere? Sì, ci sono tante attività. Qui arrivano tutti i rifiuti secchi che recuperiamo nei nostri comuni soci, in particolare carta, cartone, gli imballaggi misti, il multimateriale, per intenderci quello che noi mettiamo nel mastello giallo, e quindi viene selezionato in una cabina che avete visto nelle varie frazioni. Poi ci sono gli ingombranti, il vetro, insomma tutte quelle frazioni recuperabili vengono portate qui in piattaforma, e poi una volta diciamo selezionate per gli imballaggi materiali misti, e una volta diciamo imballati partono per i vari consorzi che recuperano i vari materiali. In questo momento di Covid anche il lavoro in piattaforma è cambiato? Sì, in piattaforma in questo periodo stocchiamo anche i rifiuti che preleviamo in quelle utenze che sono a casa, insomma in quarantena perché positivi al Covid-19. Anche i rifiuti fanno 9 giorni di quarantena, perché non tutti gli impianti riescono ad abbattere la carica virale di questo virus, e quindi con l'ordinanza numero 13 di marzo 2020 la Regione ha appunto obbligato i gestori a fare una raccolta dedicata a questi soggetti, e per questa tipologia di rifiuto, che è indifferenziato perché chi è positivo deve stoppare la raccolta differenziata, deve mettere tutto insieme, quindi diventa indifferenziato, ma proprio perché ci sono impianti che non riescono ad abbattere la carica virale, in questo caso noi stocchiamo qui per 9 giorni i rifiuti raccolti presso queste utenze, e quindi è un aggravio insomma di non solo di costi ma anche di organizzazione, anche questioni che riguardano anche la sicurezza dei nostri lavoratori. Parliamo un po' di volumi di rifiuti che arrivano qui. Ma qui arrivano diciamo i rifiuti di 62 comuni in parte, perché un'altra parte, insomma una parte minimale comunque va anche in impianti privati che hanno partecipato ad una gara che abbiamo fatto qualche tempo fa, e quindi noi riusciamo a gestire l'autorizzazione per circa 35.000-40.000 tonnellate, e noi riusciamo a gestire diciamo quasi un 70% di questa raccolta in questa piattaforma, che ripeto è stata inaugurata nel 2017 e adesso è praticamente operativa da tempo. È una piattaforma che ha anche sistemi tecnologici d'avanguardia? Sì, abbiamo anche un sistema di rilevazione della radioattività, quindi il mezzo quando entra in piattaforma va sulla pesa e attraversa un arco dove c'è un sistema di rilevazione della radioattività, e nel caso in cui si dovesse rilevare una criticità appunto legata alla radioattività, scatta tutto un piano d'emergenza con uno stoccaggio del materiale e una quarantena anche qui per il materiale stesso. Ripetiamo che qui non arriva il rifiuto indifferenziato, però arrivano anche rifiuti ingombranti, e esiste anche una triturazione poi di questi rifiuti che vanno in discarica? Sì, qui non arriva né l'organico né l'indifferenziato, arrivano diciamo come detto prima tutti i rifiuti secchi, tra cui anche i materiali ingombranti che vengono in parte recuperati, in parte triturati e poi vanno in discarica. E l'avete visto giù in fondo, la questione degli ingombranti è una criticità dei nostri comuni, nel senso che la produzione è diventata importantissima. Quest'anno abbiamo trattato fino ad oggi circa 3.000 tonnellate di ingombranti, a fronte di un quantitativo che dovevamo trattare dai progetti di circa 1.200 tonnellate, quindi siamo ben oltre diciamo, la quota progetto, e quindi adesso in assemblea discuteremo con i sindaci, porteremo all'attenzione dell'assemblea anche questa criticità per capire come far fronte a questa iperproduzione di ingombranti. Prima di parlare dei comuni ricicloni, perché sono usciti i dati proprio in questi giorni, c'è da dire che facendo una visita in questa piattaforma ci si rende conto di quanto sia importante la raccolta differenziata, quanto sia importante anche perché poi manualmente molti rifiuti vengono separati, anche perché poi c'è un gran quantitativo ancora di rifiuti che deve andare in discarica.
chiaramente una buona selezione a casa comporta una riduzione di quello che è il sovvallo, lo scarto che poi viene fuori dalla separazione che facciamo qui dentro. Come avete visto, per esempio, per il materiale misto, gli imballaggi misti, c'è una selezione in parte manuale, in parte meccanica, che comunque produce anche un quantitativo di scarto che è funzione appunto della buona selezione che ognuno di noi fa a casa. E noi ricordiamo spesso e volentieri nei momenti di comunicazione che facciamo nei nostri comuni che una buona selezione fatta a casa da ciascuno di noi è anche un segno di, diciamo, in qualche maniera di civiltà nei confronti di chi lavora qui dentro manualmente anche i rifiuti. Si vede, qui è tangibile, insomma, il discorso degli investimenti fatti, di quelli da fare. Siete anche pronti per il piano neve? Sì, per alcuni comuni da progetto abbiamo anche lo spazzamento della neve. In tutti i comuni, quando c'è neve, chiaramente lo spazzamento dei rifiuti non c'è, quindi i dipendenti fanno attività di sgombro neve per le aree sensibili. In alcuni comuni facciamo proprio lo sgombro delle strade, come ad Ortone e in qualche altro comune che ce l'ha chiesto. Chiaramente ci siamo dovuti attrezzare, abbiamo investito anche sul piano neve, abbiamo fatto degli investimenti anche quest'anno, spargisale, pale, lame, e questa è, diciamo, l'idea della Ecolan, è quella di diventare una multi-utility per i nostri comuni, perché effettivamente i nostri comuni ci chiedono qualsiasi tipo di hanno esigenze particolari, anche perché non hanno più dipendenti e quindi questa azienda, essendo un'azienda pubblica partecipata dai comuni, si mette a disposizione per far fronte a tutte queste esigenze. Abbiamo detto quali sono i comuni ricicloni, abbiamo qualche notizia? Allora, l'altro giorno è uscita la graduatoria dei comuni ricicloni, o meglio, per quei comuni che hanno una produzione di residuo secco limitato. Il primo comune in Abruzzo è il comune di Sant'Eusanio del Sangro, e nei primi 10 in Abruzzo, 6 comuni, se non mi ricordo male, sono comuni gestiti da Ecolan. Mi riferisco a Tollo, Crecchio, San Vito, adesso mi sfugge qualcuno, ma non voglio, ce l'ho scritto, Crecchio. Quindi il primo è Sant'Eusanio, al quarto posto abbiamo Crecchio, al settimo Orsogna, al nono Tollo, al decimo Tornareccio, e poi via via. Quindi nei primi 10 posti abbiamo 5 comuni della famiglia Ecolan, per intenderci. Quindi questa è una dimostrazione ancora una volta della bontà del nostro lavoro, ma soprattutto della piena collaborazione di molti cittadini, che è poi la maggioranza dei cittadini. Beh, bisogna dire che ci sono questi bravissimi operatori che si recano a ritirare i rifiuti delle persone positive al Covid. Sì, andiamo direttamente a prendere i rifiuti con una raccolta dedicata ai Covid, quindi a quelle utenze positive che risiedono a casa. Noi saliamo anche proprio al pianerottolo, c'è un gruppo di dipendenti che fa una prima chiamata all'utente una volta che ci arriva la segnalazione da parte del comune, e quindi concordiamo i giorni di ritiro e anche le ore di ritiro. Poi l'operatore, prima di arrivare, fa la chiamata, quindi c'è una piena collaborazione tra dipendente e utente, in questo caso sfortunato. Però diciamo che questa è un'attività che facciamo con 6 unità, quindi personale dedicato solo a questa attività e con mezzi dedicati, con tutti i dispositivi di protezione per salvaguardare chiaramente la sicurezza dei nostri operatori e non solo dei nostri. Presidente, prima di concludere parliamo un po', abbiamo parlato di tanti investimenti, parliamo anche di bilancio di previsione. Sì, prima di Natale andremo in assemblea, non so se in presenza o attraverso una piattaforma dedicata, che pure ci siamo dotati. Andiamo con l'assemblea per approvare il bilancio di previsione, il piano programma triennale, quindi 2021-2023. Quest'anno dovremmo chiudere intorno ai 23 milioni e mezzo di euro come valore della produzione, e nel corso degli anni fino al 2023 ci sarà un aumento fino ad arrivare al 2023 a 27 milioni di euro. E nel bilancio di previsione ci sono chiaramente anche gli investimenti. Noi stiamo investendo
sui centri di raccolta, cofinanziamo quei progetti di centri di raccolta dei nostri comuni, ne sono diversi, anzi ne sono tanti: Orsogna, Tollo, San Vito, Casalbordino, Lanciano, abbiamo già fatto i lavori sia al centro di raccolta che al centro del riuso, Guardia Grele, Monteferrante, Lama dei Peligni, Tornareccia da Testa. Questi sono tutti centri di raccolta che abbiamo contribuito con fondi nostri a realizzare o in fase di realizzazione. Tutti questi investimenti vengono fuori chiaramente dai ricavi, soprattutto della discarica, perché qualcuno ogni tanto mi chiede: ma se voi avete dei ricavi, degli utili dalla discarica, che cosa ci fate? L'assemblea ha deciso di utilizzarli in parte per contenere i costi dei servizi, tant'è che dicevo prima, gli ingombranti da progetto ne dovremmo raccogliere 1200 tonnellate, già oggi ne abbiamo raccolto 3000, e poi questi investimenti servono chiaramente ai comuni e servono anche a noi, servono ai cittadini, perché i centri di raccolta sono indispensabili per una buona raccolta differenziata.